Sono in corso a Parigi i Gay Games. La manifestazione, arrivata alla 10ª edizione, ha suscitato polemiche perché alcuni sostengono che porti alla ghettizzazione degli atleti che appartengono alla comunità LGBT. In realtà la manifestazione è aperta a tutti e punta a dare visibilità agli sportivi provenienti da nazioni in cui l'omosessualità è un reato. In molti paesi, infatti, chi fa coming out rischia gravi ripercussioni fino alla pena di morte e così molti scelgono di non rivelare il proprio orientamento sessuale. Being here is making me be me. Per me essere qui è un'esperienza straordinaria che mi fa sentire libera e felice. Non mi sento giudicata e discriminata e posso divertirmi con persone che hanno vissuto drammi come il mio, racconta Jay, una transessuale ugandese che è stata ripudiata dai suoi familiari e cacciata dall'università. Per me è stato molto stressante, vengo da una famiglia molto tradizionalista. In Cina non posso neanche dire che sono gay, qui mi sento normale e accettato, aggiunge Zhang. L'organizzazione ha invitato a partecipare chiunque ha voglia di mettersi in gioco, a prescindere da orientamento sessuale, età, etnia, religione e persino preparazione sportiva, solo per il gusto di stare insieme e cimentarsi in uno sport. Oggettivamente la maggior parte dei concorrenti sono gay, ma loro non si sentono diversi e il divertimento è assicurato.